Buonanotte, mostro Merck. Sogni d'oro. Stai ancora cercando di scappare dopo 700 anni che stai lì dentro? No, sei una mia creatura e non ti farò uscire finché non troverò il modo di controllarti. Dopodiché ti userò per impadronirmi del mondo. Notte, notte. Larky! Vieni qui presto! Cosa c'è, Larky? Ah! Il mostro Mark è scappato! Guarda! Impronte nella polvere! Da questa parte! Creatura più feroce e pericolosa che abbia mai creato è libera! E se non piovesse lo andremmo a riprendere, capo, non è vero? Entra in macchina, imbecille! Sbrigati! Mostro Mark è entrato nel paese dell'arcobaleno! Non posso permettere che arrivi nelle mani di Iridella prima che gli abbia insegnato a scatenare la sua furia su di lei! Iridella, è ora che tu vada! Dai, fai anche tu la gara con i sacchi! Vorrei giocare anch'io, ma devo andare a spargere i colori sul mondo! Ciao! 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 Bene! Quella smorfiosa se n'è andata. Adesso intrappoliamo gli amici dei colori e catturiamo Mostro Mark. Ok, ragazze, pronti, via! Continua a saltare, folletto verde! Voi, Emmy, voi! Hai visto, Patti Verde? Siamo davanti a Red Rosso e Patti Blu. Quando ha distribuito i sacchi, nel loro ci ha lasciato le patate. Guarda, cosa c'è in quel sacco? State indietro, ragazze. Buddy Blue e io guardiamo che cos'è. Che bottiglia strana. Starebbe proprio bene sul mio comodino. Non toccarla, Lala. Non sono sicura, ma credo che quello sia Mostro Merck, il mostro di Marchi. Esiste ancora. Sono passati più di 700 anni da quando ha provato a distruggere il paese dell'arcobaleno. Beh, non ci riproverà più finché ci sarò qui io. State attenti. Arriva Marchi. È vero. Ma stavolta è per fare pace. Ah, oh, sì? Non fidatevi, ragazzi, potrebbe essere un altro dei suoi trucchi. Hai ragione, ecco un altro dei miei trucchi. Prendi la bottiglia! Che pace è corta. Non posso muovermi. Dobbiamo provarci. Dobbiamo avvisare subito Iridella. Io non capisco, Marky. Se hai tanta paura di Mostro Mark, perché non l'hai buttato via, eh? Perché...
La sua forza elettromagnetica può cancellare tutti i colori, dai fiori, dagli alberi, dalle colline, da tutto quanto, riducendo così il mondo ad una terra senza colore. Ma devo trovare la formula per controllarlo. Fai la guardia alla bottiglia? Sì, adesso guardo che il tappo sia ben inserito e... Ops! Oh oh! Che cosa stai combinando? Non preoccuparti, lo tiro fuori subito. No! 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 Accidenti! Mark, quando hai creato il mostro, hai proprio creato un mostro. Tu pagherai per avermi rinchiuso nella bottiglia. Ci sono stato per ben 700 lunghi anni. Non ti piacciono gli scherzi lunghi, vero? No, ora te lo faccio io uno scherzo. Guarda la bottiglia. No, per favore, aiuto. Come sei carino lì dentro, Marky! Fammi uscire, ti prego, aiuto! Solo se diventerò il sovrano del tuo paese e tu sarai il mio schiavo. Sarai un ottimo schiavo, Marky! In ginocchio! Sì, padrone! Abbassati anche tu, citrullo! E ti pareva? Ora che vi ho fatto inginocchiare davanti a me, metterò in ginocchio anche Iridella! Grazie, Folletti! Coraggio, dobbiamo lanciare l'allarme per avvertire Iridella! Corri, Lala, dobbiamo premere i pulsanti tutti insieme! L'allarme arriverà in tempo, o almeno spero, non è così, Violet? Non ne sono sicura. Iridella potrebbe essere lontana 1000 miglia da qui. Dammi un po' di polvere di stelle verde, la zampa destra di quella rana ne ha bisogno. La zampa destra di una rana non ti sembra esagerato? Non per la rana. Avevi ragione. Iridella, ci troviamo vicino a dove abita Brian, non è vero? Andiamo a vedere come sta. Eccolo! Ciao, Brian! Ciao, Iridella! Ciao, ragazzi! Toglimelo! Svanirà in un momento, Brian! Speriamo. Non posso certo consegnare i giornali con questo segno in faccia. Ti siamo mancati? Beh, senti, penso che... volevo... Lascia che ti aiuti. Faccio io. Beh, ecco, devo consegnare questi giornali, ciao. Ti aiuto! Grazie, Iridella, ma questo è compito mio. Non mi dispiace aiutarti. Ma pagano me per farlo. Va bene, non vuoi che ti aiuti, ma almeno stai attento quando attraversi. Ne sono capace anche senza l'aiuto di una ragazza. Senti, è l'allarme! Sta succedendo qualcosa nel paese dell'arcobaleno. Andiamo! Aspettate, vi aiuto! Meglio di no, Brian. Tu hai il tuo compito ed io il mio. Comunque, se volessi venire nel paese dell'arcobaleno, infila questa chiave in qualunque serratura, anche non di casa tua. Probabilmente non avrò tempo per venire. Sarà meglio che mi sbrighi. Dovrebbe funzionare. Spero tanto che la mamma non se ne accorga. Dice che nella mia stanza c'è già abbastanza disordine. Mi chiedo cosa sia successo. Scommetto che è importante, perché gli amici dei colori non attivano l'allarme se non c'è un pericolo reale. E ora userò il mio potere sul paese dell'arcobaleno.
Se finite nelle perfide mani di Mostro Merc, perderete i vostri colori, capito? Dobbiamo fare qualcosa, Violet. Ma che cosa possiamo fare? Senza Iridella siamo perduti. Iridella sta tornando indietro. Non ce la farà mai. Risuccherò l'arcobaleno su cui sta volando. L'arcobaleno sta perdendo i colori. Ci deve essere una forza strana. Abbiamo bisogno del potere della cintura. Ehi, funziona! Non posso resistere al potere di Iridella. Ma c'è un altro arcobaleno! Farò a pezzi quello, allora! Ehi! Che cos'ha il mio arcobaleno? Che cos'è questo rumore? È Brian! Sta per cadere! Iridella, aiutami! Aiuto! Resisti! Resisti, sì, resisti. Brian! Ma cos'era successo? Non lo so, ma scommetto che dietro questa storia c'è Marky. Dobbiamo correre nel paese dell'arcobaleno. Ma vuoi dire quello che ne è rimasto? Ho fatto bene a venire. Mi occupo io di lui. Ma chi è questo mostro, Mork? È qualcuno che riuscirò a sconfiggere. Dobbiamo rimettere i colori al loro posto, subito! Prima che il paese dell'arcobaleno si disintegri per sempre. Ok, calmiamoci tutti quanti ed andiamo alla miniera. Dobbiamo raccogliere più polvere di stelle che possiamo. Ehi, Red Rosso, aspettami! Vengo anch'io. Grazie, Brian, ma raccogliere la polvere di stelle è compito nostro. Così come lo è combattere Mostro Merc. Anch'io lo combatterò. Dimmi come è fatto. Vabbè, è alto circa 100 metri. Ha delle enormi zanne, delle fauci gigantesche affilate e sputa fuoco. È terribile. Bene. Iridella può anche essere riuscita a salvarsi, ma il paese dell'arcobaleno è finito! Io risucchierò tutti i colori che sono rimasti e li ridurrò in polvere! Continuate a portare polvere di stelle. Dobbiamo costruire un muro d'arcobaleno. Un'ottima idea. La forza di Mostro Merc non riuscirà ad attraversarlo. Presto, ragazzi! Oh, scusa, Brian. Attento, Brian! Canari, posso aiutarti? No, grazie, Brian. Red Rosso è tutto sotto controllo. Ottimo lavoro, folletti. Continuate così. Bravo, Red Rosso. Non so come avremmo fatto senza di te. Ora capisco perché il rosso non è il mio colore preferito. Cosa succede? È tutta colpa di Iridella. Sta bloccando la mia forza. Ah!
funzionato! Speriamo che non sia troppo tardi per salvare gli alberi e i fiori. Marky e Monstromork, di sicuro ci riproveranno ancora. Tutto quello che dovremo fare è stare molto attenti. Sono stanca, posso riposare? Ci riposeremo tutti, però uno di noi deve fare la guardia. Red e Rosso? Che ne direste di Brian? Beh, se non vado bene. Senti, credo che Brian ci sia rimasto male perché non ha avuto la possibilità di aiutarci. Red? Brian è venuto fin qui per aiutarci, quindi questo onore spetta a lui. Catturate subito Iridella! Senza il suo potere, il muro di arcobaleno che hanno costruito crollerà! Sì, capo! Sì, capo! Sì! Come faremo ad attraversare il muro d'arcobaleno, Marky? Ci riempiremo di colori! Mettiti questo scudo! Di chi va là? Vengo per fare pace! E quindi faresti meglio a stare attento! Prendilo! Scusa, ma questa è la pace! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Forza, svegliati, cara Iridella! Aiuto! Aiuto! Iridella,